Il reddito di cittadinanza è utile per colmare le disuguaglianze. Dal Premier Conte, in occasione del summit europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, arriva il tanto atteso sostegno alla misura bandiera dei 5 Stelle. E lavoreremo per colmare queste disuguaglianze, per contrastare la povertà e le forme di emarginazione sociale. Anche in questo senso misure come il reddito di cittadinanza che questo governo si è impegnato a varare potranno essere delle utili misure per reagire a questo. Ma nella settimana che dovrebbe portare alla definizione del documento di economia e finanza nel tardo pomeriggio, previsto un vertice tra Conte, Salvini e Di Maio, continua il braccio di ferro tra le due anime del governo, con il Carroccio che ribadisce la necessità di puntare allo smantellamento della Fornero, un intervento sulle pensioni che potrebbe riguardare, in base alle diverse proposte leghiste di quota 100, ossia la sommatoria di età anagrafica ed anzianità contributiva, circa 500.000 di beneficiari nel primo anno di applicazione, ma il problema sono i costi che oscillano da un massimo di 13 a 8 miliardi. Lega che insiste anche sulla flat tax e sull'ipotesi di un maxi condono per la pace fiscale, temi invisi a gran parte del popolo grillino e che potrebbero avere ripercussioni sulla tenuta del governo.